Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlogmas. Stamattina non sono riuscita a riprendere niente. Volevo fare un vlogmas come si deve, dalla A alla Z, ma niente. Sono uscita di fretta e furia presto, avevo acqua gym, sono uscita con la mia zia e con i bimbi, quindi ho dovuto preparare i bimbi, fare colazione, tutte le solite cose, e quindi sempre di fretta. Ho portato Michael dalla pediatra, è andato tutto bene per fortuna, e adesso Michael se n'è andato con mia mamma e appunto questa mia zia a casa a pranzare. Io rimango direttamente fuori in quanto alle 2 devo fare le unghie. Mi sono tenuta Melanie, che comunque è grande, le piace venire dall'estetista, vedere come faccio le unghie, e ho pensato che facciamo questa uscita tra donne, vero mamma? E a fare le unghie, andiamo a mangiare, certo. E quindi adesso ci vediamo anche con mio marito, mangiamo qualcosina al volo e poi via. Però le unghie ovviamente per Natale, ci prepariamo al meglio al Natale. E poi domattina dovrei riuscire a fare i capelli, quindi credo che farò un vlogmas di ben 2 giorni. La piccolina è già pronta, lei ha i buchini alle orecchie, quindi nuovi orecchini come avete visto nell'ultimo vlogmas, e ha fatto anche il taglio, quindi lei è prontissima per le feste. Adesso manco io perché ho questi capelli indecenti, per cui vediamo un po' cosa ne uscirà fuori domani. Allora, eccomi di ritorno a casa. È stata una bella mattinata, passata dopo tanto tempo solo io e Melanie. Siamo stati anche un po' con mio marito, quindi Melanie è stata anche un po' da sola con me e il papà, che era tanto tempo che non stavamo così. Abbiamo mangiato una cosina al volo e poi siamo stati appunto all'estetista, dove ho fatto le unghie per Natale. Sono queste qui. Ho fatto pollice e medio rosso valentino opaco. L'indice è così con, non si vede bene, questo fiocco di neve. L'anulare ha questo effetto bastoncino di zucchero natalizio. E poi il mignolo è un rosso brillantinato un po' più scuro. E domani dovrei fare i capelli, quindi vediamo domani questo cambio di look. Detto ciò, io adesso sono in bagno, parlo a bassa voce perché i bimbi stanno riposando. Vado a lavare il pavimento con quest'Ajax azione disinfettante multisuperficie. Così lavo per terra nel frattempo che i bimbi dormono. E mi ero già anticipata delle pulizie ieri sera, quindi devo fare solo il pavimento. Per il resto lavatrici zero, quindi oggi super rapida e super organizzata. Questa sera saremo su da mia mamma, perché appunto è arrivata una nostra carissima zia dalla Germania che starà qui fino a più o meno metà gennaio, quindi così staremo tutti insieme. Abbiamo più compagnia in questi giorni, siamo contentissimi. E nulla, io adesso mi sbrigo perché devo appunto lavare il pavimento di tutta casa e poi dopo aver fatto fare merenda ai bimbi devo docciarli. Comunque un'osservazione che volevo fare per quanto riguarda Melanie: è veramente brava, dall'estetista è stata tranquilla, serena, partecipava, capricci zero, lamenti zero, una cosa assurda. Aveva fatto anche la pupù, sono riuscita comunque a cambiarle tutto, lei è stata tranquillissima, non si è lamentata né niente. E devo dire che sta veramente crescendo in fretta, non c'è niente da fare, è molto indipendente, è molto educata, si sa comportare, sono molto contenta di questo. E lo dico in video perché lì non ho ripreso nulla dall'estetista appunto, e mi rimarrà un ricordo di questa giornata, semplicemente con quelle poche clip o foto che ho fatto, e anche di questa considerazione, perché è stata bravissima, si è comportata davvero come una bimba grande. E poi voleva fare anche le unghiette, però lì non c'era molto tempo perché giustamente sono pieni di appuntamenti, e le ho detto: non ti preoccupare a mamma, che mamma quando torniamo te le fa. Adesso sta riposando, quindi poi più tardi prenderò gli smalti su in camera mia, perché sono rimasti lì, e le farò le unghiette anche a lei.
stata molto molto brava e sono contentissima, sono sempre più fiera di lei. E quindi questa è una mia piccola considerazione riguardo Melanie. Sono contentissima di averla portata con me, motivo per cui la porterò in molte altre occasioni. Buongiorno, siamo al giorno dopo e io sono arrivata qui dal parrucchiere. Non ho avuto tempo di vloggare nulla stamattina in quanto ho dovuto preparare velocemente i bimbi, perché appunto sono rimasti con la nonna e con la zia e io me ne sono scappata qui. Non ho neanche fatto colazione. Non è neanche particolarmente presto, sono le 10:15, però tra una cosa e l'altra ho anche lasciato casa un po' così, me ne sono scappata perché altrimenti non esco più. E anche perché devo rientrare il prima possibile, quindi cerco di fare appunto il prima possibile. Per cui speriamo bene. Questi sono i miei capelli ad oggi, che per oggi saluterò come colore, penso anche al momento come piega, e vediamo un po' cosa ne verrà fuori. Ed eccomi qui, ecco il mio cambiamento di look di oggi. E sono stata appunto al parrucchiere e devo dire che alla fine ce l'ho fatta, dico così perché ero molto indecisa. Quando sono entrata lì, da allora è passata una buona mezz'ora per pensarci, sono anche 40 minuti belli pieni, perché non sapevo proprio cosa fare, niente, non mi riuscivo a decidere. Temevo un po' il cambiamento, perché io un po' per carattere temo un po' i cambiamenti in generale, delle volte possono essere anche cose magari più semplici e banali come il colore dei capelli. Però sì, sono fatta così, non sapevo se questo colore di capelli che appunto ho fatto mi potesse star bene e quant'altro, cioè io non riuscivo ad immaginarmici. Però tra una cosa e l'altra mi sono detta, io alla fine sono venuta al parrucchiere per cambiare, anche per avere dei capelli più sani, quindi facciamolo dalla A alla Z. E questo cosa ha compreso? Ovviamente darci un taglio, perché appunto avevo le lunghezze secche rovinate, poi avevo anche le punte rovinate e andavano per forza spuntati i capelli. Dopodiché ho pensato, perché non cambiare? Cioè, alla fine io sono stata bionda per la maggior parte, no? Quindi anche se qualche volta ho cambiato colore, sono stata anche coraggiosa nel fare i capelli viola e quant'altro, mi sono detta, adesso è bene fare un altro colore, che non ho mai fatto, e difatti oggi è stato il primo giorno utile perché ho fatto questo ramato che forse sotto il sole si vede meglio e ovviamente è ramata sia la base che queste schiariture e non ho fatto una tinta ma ho fatto un riflessante. Mi hanno consigliato di fare così in quanto anche il riflessante non stressa affatto il capello. E poi loro hanno una linea di prodotti che è tanta roba e oltretutto è senza ammoniaca. Quindi, avendo io un capello chiaro, se dovessi mai stufarmi di questo cambiamento, di questo colore, posso benissimo aspettare che scarichi per la maggior parte e poi tornare a quello che avevo prima, per dire. Quindi, con la tinta sarebbe stato diverso, avrei poi dovuto decolorare. E per cui, eccomi qui. Mi piace tantissimo, soprattutto la base scura, perché la mia idea, fissa e sicura, l'unica idea che avevo era proprio scurire la base, non rimanere così chiara, perché io già ho gli occhi chiari e la pelle chiara, quindi anche con i capelli chiari, non lo so, mi fa un po' un effetto lampadina, non lo so, è una cosa mia ovviamente. E quindi questo, sono contentissima. Poi al sole fanno anche un bel effetto, si schiariscono tanto di più, quindi mi piace proprio. Questa qui comunque è la resa finale.